stiamo andando di belli, belli via Gagliardi. Mitragliatrice Colli Albani. Vai, vai. Non hai paura. Tenete d'occhio andare storto qualcosa. Vai, vai. Il secondo punto l'abbiamo fatto. Ah.
fuori. Buono. E vabbè, poi? Buoni. Ma quanti siete? Buoni. Bel tentativo. Quante ce ne sono di queste cose? Merda, non sto sbagliando pochi di colpi. Andate a casa, altrimenti morrete tutti. Oh, finalmente. E ci voleva tanto. E qua l'abbiamo fatto. Allora, andiamo da Leonardo. Vediamo, ti servono altri progetti. Bene, tornerò a breve. Vai, vai, vai Leonardo. Nulla sarà più fuori dalla mia portata. Una moneta, pregherò per... Dove sei stato? Tutti abbiamo dei segreti. Mi sono preso la libertà di organizzare le comunicazioni con le tue reclute. Utilizzeremo i piccioni viaggiatori. Grazie, Machiavelli. Bartolomeo si scusa, ma i francesi hanno raddoppiato gli attacchi. Claudia. Ezio. Dunque, ho ideato un piano contro i Borgia. Possiamo prenderne di mira i rifornimenti o i seguaci. Intendo colpire entrambi. Se gli tagliamo i fondi, Cesare perderà l'esercito e tornerà senza uomini. Quindi, vi chiedo, da dove prende il denaro? Volpe? Al Papa il denaro lo presta Agostino Chigi, ma Cesare fa affari con qualcun altro. Per il momento sappiamo soltanto che si fa chiamare il banchiere. Conosco una persona che gli deve dei soldi. Il senatore Egidio Troche viene ogni giorno a lamentarsi. Bene, seguirò quella pista allora. I francesi sorvegliano la strada che porta al castello. Non potrai colpire Cesare al suo arrivo. Intendo uccidere il generale francese. Con la sua morte, Bartolomeo costringerà i francesi sulla difensiva, facendogli abbandonare il ponte. Anche senza le sue truppe, la guardia papale continuerà a proteggere la porta interna. C'è un ingresso laterale. L'ultimo bambolotto di Lucrezia, Pietro, ha la chiave. Si trovava al castello. Torna da me più tardi. Intanto chiederò ai miei ladri di individuarlo. Bravissimo. Allora,
stai andando? Non servo a nessuno senza Forlì. Resterò con i miei figli, in attesa di riavere le mie terre. Vorrei che rimanessi. Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Vittoria agli assassini! Vittoria agli assassini. Eh sì. Ricordaci che inizia la sequenza 4 terminata. Allora, che vi comportate in questo modo? Indagate a detto! Saranno tollerati entro certi limiti. Farà male a qualcuno. E qua anche almeno una banca. Non possiamo fermarci qui, troppe guardie. Per morire.
Maledette missive! Non avrei mai dovuto spedirle all'ambasciatore. Adesso Cesare mi ucciderà! Benvenuto a casa di mio fratello Francesco. Grazie a Dio non è qui. Non ci parliamo da quando ha saputo delle lettere. Che cos'è che volevate? Il banchiere di Cesare. Giusto. Devo presentarmi con il denaro. Il problema è che non ne ho. Vedrete il banchiere? Dove? Lo saprò quando sarò lì. Io vado in uno dei tre luoghi e i suoi amici mi portano da lui. Vi porterò il denaro che gli dovete. Sul serio? Dovete smetterla però, così mi date delle speranze. Ah. Allora. Credere che facciate davvero questo. A una condizione. Lo sapevo. Tenete d'occhio i politici in città. Voglio che riferiate a Maria della Rosa in Fiore quali sono quelli che stanno aiutando i Borgia. E poi? Li farete scomparire? Anche se quel figlio di un cane mi odia, è pur sempre mio fratello. Sta bene, andiamo. Vi seguirò fino al banchiere. Andiamo. Egidio, a quanto pare siete pronto a morire da gentiluomo. Ho il denaro. Ah, allora cambia tutto. Il banchiere sarà contento. Siete venuto da solo? Vedete forse qualcun altro? Seguitemi, furbacchione. Si è saputo nulla di mio fratello Francesco? Se ne sta occupando Cesare. Spero che stia bene. Allora, che cosa farete con il mio denaro? Il banchiere ama trattar bene gli amici. Quanta generosità! Cosa avete detto? Niente. Mi sono inceppato qua. Dio del cielo, finirà col far del male a qualcuno.
tuo amico. Non c'è sembra uno in cerca di guai. Si avvisano tutti coloro che intendano curarsi presso i potenti termali di Ferentino, che un recente aumento della temperatura ha reso eterno il nostro cuore, causando diversi decessi. Hanno deciso di redarvi una vittoria. Ai menestrelli che esercitano all'interno. Dai, quanto lungo è questa cosa. Mannaia. Ehi, un po' di rispetto tra gente civilizzata. Stolto! C'è qualcosa in quella vostra zuccatura? Vi servono lezioni per imparare a camminare. Egidio ha con sé il denaro. Bene, bene. Il banchiere ha in mente una serata speciale. Gli consegnerò i vostri soldi. Date qui. Trattenetelo finché non torno. Meglio non perdere di vista il denaro. Perché non mi rilasciate? Ho pagato. Sta contando il denaro. Come entro? Vai dai.
Perché si piega tanto? Ah. Ora vai a uccidere il signore. Tutto bene lì dentro? Dobbiamo andare, Luigi, o faremo tardi. Avete finito di contare? Va bene. Uccidetelo. No. Fortunato. Luigi dice di lasciarlo andare. Fate strada, capo. Arriveremo per tempo. Siamo in orario. Spero tanto che ci facciano entrare. Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Avete scelto un percorso molto interessante. È bello esplorare la città. A dire il vero dovremmo andare dall'altra parte. Non metto in discussione la vostra autorità, ma non dovremmo andare. Siamo in orario. Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Spero tanto che ci facciano entrare. Ma il banchiere non è dall'altra parte. Troveremo in mezzo a tutti gli invitati. Siamo quasi arrivati. Ma il banchiere non è dall'altra parte. Non metto in discussione la vostra autorità, ma non do... Sta andando nella direzione sbagliata. Ma dove stiamo andando? Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Signore, va tutto bene? Siamo in... Spero tanto che ci facciano entrare. Secondo te ha dimenticato la strada? Siamo in orario. Siamo quasi arrivati. Ben presto ci troveremo in mezzo a tutti gli invitati. Merda. Datemi il forziere, Luigi. Lo devo portare al banchiere. Potete entrare. Noi non entriamo. Dovete pattugliare per ordine di Cesare. E ti pareva? Cesare è qui. Luigi è stato ucciso. Abbiamo trovato il cadavere al padre. Luigi? Ma è appena entrato. Via Claudia, che il banchiere è qui. Mm.
cosa non ti farei, tesoro mio? Che cosa ti farei? Ti faccio vedere io il paradiso. Bene, è un'offerta che solo un idiota rifiuta. La notte Cesare vuole anche voi nel suo letto. Un'altra pattuglia di damerini dei Borgia venuta tra noi per traditori. Ah, che cosa ti farei? Guardi, mio minga lavora ancora per voi. Sai, fatti, troppi qua. Ehi, bellezza, dammi un bacio. Per il banchiere. Salve. Ehi. Salve. Posso accompagnarmi? Sono quelli in uniforme. Yeah, volevo dire. No, dai! Dovrò dire in confessione. Fermatemi dove siete. Denaro per voi, banchiere. Dallo a me. Anche qui. Tu puoi andare. Dove ho messo la borsa? Onoratissimo. Benvenuta alla mia festa. Sono Giovanni Borgia. Cesare sta per iniziare il discorso nel salone, eccellenza. Vieni. Stai divertendo, mia cara? Sì, eccellenza, moltissimo. Mia cara? Sì, eccellenza, moltissimo. Una festa stupenda. Non ho badato. Si vede. Sono le cose belle della vita, la vera ricompensa del tempo. Se vedo una mela e decido di cuore, nessuno mi chiude. Beh, tranne il proprietario dell'albero. Forse non mi hai capito, mia cara. Gli alberi sono tutti miei. Non miei. Allora, ti ho visto passeggiare. Credo di avere diritto a una prestazione gratuita in cambio. Stupenda. Beh, non ho badato. Si vede. Sono le cose belle della vita, la vera ricompensa del mondo. Se vedo una mela e decido di farlo, nessuno mi... Beh, tranne il proprietario dell'albero. Forse non mi hai capito, mia cara. Gli alberi sono tutti miei. Non miei. Ti ho vista borseggiare le mie. Credo di avere diritto a una prestazione gratuita in cambio. Anzi, ti voglio con me per tutta la notte. Grazie a tutti per essere venuti. Ti attende una lunga notte. Ma chi è? Io l'ho già visto. Io l'ho già visto.
Quale miglior modo di festeggiare le mie vittorie che unirsi in una fratellanza virile? Presto ci ritroveremo qui per celebrare la nascita dell'Italia unita. Allora, la baldoria durerà 40 giorni e 40 notti. Che la festa abbia inizio! Non si era parlato di conquistare l'Italia. Se il vostro geniale comandante in capo dice che è possibile, perché non vi rallegrate? Rischi di rovinare il delicato equilibrio che abbiamo conquistato con tanta fatica. Apprezzo ciò che avete fatto per me, ma l'esercito è mio, quindi sono io che decido. Non siate cupi. Divertitevi. Potrebbe essere lui. Meglio dare un... Attende quello! E quelli scatti in pace. Tutto ciò che ho toccato, visto e gustato. Non mi pento di nulla di ciò che ho fatto. Un uomo di potere dovrebbe stare alla larga dai piaceri vani. Ma ho dato alla gente ciò che desiderava. E ora ne pagherete il prezzo. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescati in pace. Dai, levati! Vabbè. Sì, con calma, Ezio. Non abbiamo nessuna fretta. Vediamo quest'altra missione qua. Yeah.
Dio, mettetevi alla svelta, guardate che... Dove sono Claudia e mia madre? Eravamo tornate col denaro, ci hanno seguite. Ebbene? Mia sorella sa come si impugna un coltello. E sono pronta a rifarlo, se serve. Parli come una vera uditore. Finalmente siete tornati in voi. Alla buon'ora, dico io.